Perché vedi che lì c'è quel tizio lì. La statua lì, ferma, inquietante. Da solo 3 minuti. Cazzo, che cosa intende con bue? Che so. Carrai? Barbecue? Carrai forse? No, ci sono troppi posti a barbecue per capire quale sia quello giusto. Ah, che ci dà un suggerimento. Un bue, una mucca. Oh, a causa. Vabbè, ma ci sono due. Concentriamo sulla locanda. Del district. Hotel, c'è un nell'hotel district, non c'è tempo da perdere, andarci subito. Aspetta, fortuna ci dà un aiuto. Hotel district ha detto. Eccolo qua. Non ce la facciamo. Così è anche carino. Certo che però se noi fossimo tutt'altra parte, quando ci dai gli aiuti. Era in fondo penso. Dovrebbe essere questa la via. Pare che potevo mettere la puntina forse. Ehi vabbè, ce la facciamo. Queste sono cose da giapponesi comunque, cioè. Non è facile. Bue non lo canta, intendeva. Dov'era la bomba? Dov'è la bomba? Eccola. Ok. Però per bue intende semplicemente il, come dire, quello che offrono da mangiare, mi sa, perché lì di bue non credo che ci sia. Adesso controlliamo, ma devi finirla. Ah, meraviglioso, sei stato meraviglioso, Yagami. Ascolta, brutto figlio di. Prendi la lingua. Se vuoi incolpare qualcuno, prendila con un camuroccio e non con me. Cosa dice? Cosa intendi dire? Non sarebbe successo se Camuroccio avesse investito meglio nel sistema di sicurezza. Ma che cavolo vuol dire? Cioè, non esiste che uno non può mettere una bomba. Voglio dire, se vuole, no? Che sistema di sicurezza sarà, esiste per prepararti da questo. L'automazione delle nostre vite e i cittadini l'accettano. L'intero paese è da biasimare. Sentire solo l'automazione nelle nostre vite. Forse rabbia quello che percepisco in te. Che c'è che non vai? Che non va? Sei arrabbiato che non sia esploso nulla? Esprimete il sarcasmo. Allora tu digli, se vuoi che esploda qualcosa, non dimmi un tubo. Ti mangerai le parole quando fallirai la prossima volta. Vabbè, può darsi che qualche volta falliremo, non so. La prossima volta. Ehi! Non ha ancora finito. Quale sarà il suo obiettivo, dannazione? Allora, vediamo cosa. E qua di bue. Lui nemmeno ha la faccia da bue. Probabilmente è solo ciò che servono. Ok. Andiamo alla Shintani, che dovrebbe essere lì qua. Si riesce a girare, ma come cazzo fa a controllare una roba così?
se io premo R1, il più vicino dovrebbe per esempio girarsi, ecco, per esempio, per dirne una. Beh, sì, io anche sono girato di spalle. Premo R1, automaticamente si dovrebbe girare verso quello, no? Se io devo girarmi, guarda quanto. Guarda che macchinoso. Adesso voglio dire una cosa. Se c'è magari. Ma non credo che c'è un. Perché al massimo la telecamera, però vogliamo guardare le opzioni lo stesso. Che è veramente una cosa assurda. Lo chiamo movimento visuale, ma secondo me è solo la telecamera, non è il movimento di lui. Cioè, tra l'altro è velocità questo. Proviamo. Cioè, non c'entra niente con quello che si gira lui. Poveri. Ecco. Sparito il corpo, allora si muove. Siamo non vero. Mi attacca, dai. Ma io dico, va bene che non c'è un lock, però almeno allinearsi. C'è Shintani? Non saprei. È un buco di locale. Non c'è Shintani, non saprei. Perché non lo vedi, cazzo. Cioè, non è che ci sono le paratie, le stanze. Perché lo cercavi? Questo c'è sempre la stessa faccia, comunque è andato. Volevo solo chiedergli una cosa, ripasso più tardi. Aspetta. Magari lo trovo nel frigorifero. Nel cucinino. Ti girerai i pollici finché non torna Shintani. Ti annoi? No, per carità, porta fuori tu la spazzatura, va? Beh, non posso dire di avere da fare. Come no, dobbiamo cosa delle mutandine, no? Bene, allora ho il lavoro perfetto per te. Allora, adesso c'è questa abitudine qua. Abbiamo le quest, andiamo lì per la quest, ce ne danno un'altra prima. Cioè, è la seconda volta che succede. Ho un cliente che cerca una guardia del corpo e io ho pensato a te, Yagami. Guardia del corpo? Che genere di clienti hai ultimamente? Si tratta solo di una battaglia per la custodia incasinata che finirà in aula. Una custodia, cioè una battaglia incasinata per una custodia, boh, vabbè, che finirà in io rappresento la madre. Si chiama Azusa. Non si chiama Azafuse quello di Ushetora. Azafuse, no, mi pare che si chiama il mostro. Quello che poi lui chiama Tora. E la figlia è Karin. Karin, insomma, un nome americano. Compariranno oggi in corte per violenza domestica e io vorrei proteggerle finché non ci arrivano. Però ho ottenuta la foto, immagino. Da chi devono essere difese? Pare che il padre fosse uno Yakuza fino a pochissimo tempo fa. Andiamo bene. Quanto dice la madre, hanno litigato pesantemente e lei è dovuta fuggire con la figlia. E le serve una guardia del corpo solo perché lui è un ex Yakuza. Non ti pare di esagerare? Molto comprensivo, Yagami. Questa donna non la pensa così. Tra l'altro potevano anche fare un'altra cosa. Colorare in maniera diversa il nome, no? Lì, sopra nel dialogo. Così è più facile riconoscere. Non dico di colorare per forza i caratteri diversi, ma almeno, non so, Genda lo fa in azzurro e Yagami in verde, per dire, no? Shintani è a rischio della vita, ma dammelo dopo un altro lavoro. Ma lui non lo sa, poi questo gli ha detto solo che ripasserò. Vabbè, perché è tutto in grigio, no? Genda, Yagami, se non stai lì, se non stai più che ben attento, rischi di sovrapporre. Questa donna non la pensa così. Ho detto che il marito farebbe di tutto pur di avere sua figlia. Il marito si chiama Jin Otaki. È sempre la stessa tuta. Forse non si farà nemmeno vivo, ma tu potresti proteggerle in caso arrivasse.
Ah, brutta, guarda che bruttone, ma che si arrangi. Compra un cane e si faccia difendere da quello. Va bene, ho capito. E poi chissà quando torna Shintani Sensei, accetto l'incarico. Arriviamo qua. È un locale, non lo so se c'è. E in più non so neanche quando torna. Cioè, non poteva chiedere. Mi spiace, ti pagherò. Ci mancherebbe. A proposito, mai sentito parlare di Shunohei Oikawa, l'avvocato? Oikawa? No, non mi pare. Ma tu lo conosci, io no. Lui rappresenta il padre Nawala, ma prima era uno dei miei. E però Yagami non lo conosce. Eh? Lavorava qui? E dove lavorava? Sotto un tavolino. Non lo sa perché. Qui. Un metro quadrato. Ah, dici che è già defunto Shintani. Boh, vedremo. Sì, se n'è andato prima del tuo arrivo. Ah. Uno di quei tipi brillanti aveva superato l'esame da giovanissimo, a 15 anni era già avvocato. Ma lo voleva vincere il suo caso ad ogni costo, anche con bustarelle o ricatti. Ah. Forse ha preso la laurea anche in quel modo. Davvero, mi sorprende che io non ne abbia mai sentito parlare. Era bravo e con un enorme potenziale. Disposto a tutto però. Ecco perché ci sono andato pesante con i suoi metodi poco ortodossi, ma lui se ne fregò. Alla fine non ebbi altra scelta. Lo licenziai e speravo di smuoverlo così. E invece lo incarognì contro il mondo intero. Lui bombarolo. Giuro che da allora vive solo per vendicarsi. È una miseria. Vendicarsi per essere stato licenziato. Ah, appunto. Cioè. Sì, ma se vivi per vendicarti, fai acqua da tutte le parti. Ah sì, fai acqua. Non bile. Butti fuori la bile, fai acqua. La spugna non imparerà mai. Ok, una lezioncina anche a lui e siamo a posto. Il cerchio della legge. Comunque, sai dove si trovano ora mamma e figlia? Erano qui fino a poco fa. Poi la madre ha detto che andavano a fare shopping e io non gliel'ho impedito. Essendo il suo consulente. Oh, santo cielo, non dimmi che adesso dobbiamo sentire ancora Laker che ci dà i suggerimenti. Pur essendo. Stiamo cadendo un po' in una routine. Essendo suo consulente legale non mi dà molto ascolto. Una famiglia adorabile. Hai idea di dove siano? Ha detto di voler comprare dei vestiti per essere presentabile in aula. Cioè, praticamente allora trasforma il discorso del detective in questo modo, no? Cercare la gente, cercare le bombe, cercare i gatti. Quindi è un negozio di abbigliamento. Ok, vado a cercarla. Vabbè. Adesso vediamo se c'è qualche negozio di abbigliamento. Non è convinto? Ok, sì. Boh, non so se è fermato. Questo è. Con lui non si può parlare. Ok. Ci parla. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Vediamo un po'. Sto sentito dire che nell'appartamento dove traslocherò il prossimo mese appare spesso un fantasma. Nessuno ha però detto niente nel contratto. Catturi il fantasma per dimostrare che la casa è infestata. Ma non l'ho già guardato, forse non l'avevo preso. New Deborah, l'aspetto, indossi una felpa con cappuccio con un cuore. La felpa bianca no, senza cappuccio non va bene quella. Così ci sparano anche a noi. Niente, negozio abbigliamento. Oh, queste sono cose per giocare. Questo è cibo. Beh, forse però, scusa un attimo, questo, no? Era il Don Quixote. Vera giungla. Boutique di moda elegante, no, non è questo forse. Tra l'altro dobbiamo andare lì. Allora, prendiamo il taxi. Perché qua. Proviamo ad andare alle marche.
qui non va bene. No, devo per forza girare di qua. Ti sposti. Era armato. Allora. Ah, ok, come al solito. Vabbè, uno va all'altro. Sì, c'è proprio il segnalino. Sarà qui la moglie che dovrei proteggere, non c'è anche fatto caso. Oh, eccola. Ah no. Scusi signora, è lei a Zaffuse? Sì, sono Tora. E lei chi è? Usho? Sono Yagami. Genda mi ha chiesto di tenere ad occhio oggi. Oh, Yagami. Sì, Genda mi ha parlato di lei. Bene, piacere di conoscerla. Dov'è sua figlia? Karin? Non l'ha vista? E te invece, che sua madre, non l'hai vista? Yeah. No, non l'ho vista. È vero? Era qui un secondo fa. Era così intenta a guardare i vestiti che l'ho persa di vista. Beh, si mette male. È un bersaglio troppo facile se il padre lo trova da sola. Cosa dovrei fare? Boh, provo a darne una borsetta, magari la trovi. Cerco io. Stia qui lei in caso tornasse. Ok. Forse qualcuno ha notato qualcosa. Chiedo in giro. Ok, chiediamo in giro. Però è un pochino meglio di quello che non sembrava. Posso parlare e comprare? Cosa dobbiamo fare? Buongiorno, signore. Mutandine. Però non sono nere, scusa. È lo stesso modello di quello che indossa solitamente Zucchino. Ma non era nero con i sciocchetti? Boh, vabbè, compriamolo. Ce lo conferma lui, quindi va benissimo. Arigato gozaimashita. Sì. C'hai ragione. Voglio dire, vendo orologi, orecchini e le mutandine. Subito, signore. Perché cosa devi fabbricare? Li devi lavare. Attenzione. La nostra discrezione è garantita. Ma cosa ha capito? Non sono per me. Certo che no, signore. A ciascuno il suo. Ascolta, andiamo fuori che ti pesto. Che facciamo prima? Oggi non me ne va bene una. Ok, una volta sistemato il localizzatore sullo slip, dovrò sistemarlo sul tetto. È triste, guarda. È triste perché... Scommetto che se gli dicevamo che erano per noi... E sorrideva. C'è un coso giallo preziosissimo, la vite è piccola. Ma che luce che entra, guarda, guarda qua. O minimo il 2 dovrebbe avere anche Rai 3, sì. Per me non avrà un tubazzo. Questo chiediamo a questa. Ah no. Scusami. No, 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 mi scusi. Scusami. Hai visto questa bambina? Non riesco a trovarla. Quale bambina? Hai visto questa bambina? Eh? Oh, credo di averla vista prima. L'hai vista? Sì, camminava per la Nakamichi Street. Ok. Che strano. Ok, dai. Andiamo a Nakamichi. Quindi mi sembra questa, no? Ma la prossima? Forse. Una viuzza. Mi piace. Hai visto questa bambina? Se uno devo rispondere, di quale bambina? Se non mi fai vedere una foto, una roba del genere, che cazzo. Io qui raccolgo queste cose, ma il magneto esaurito. Qua si apre? Non è questa l'entrata, ma cos'è? Ah ok, sull'angolo è. Ah, no. Qua è segnato male, perché in realtà il locale è questo.
Il locale è questo qui, non arriva fino a là. Avete paura? Cos'è? C'è un muro invisibile anche per loro. E se io avanzo un attimo? Se io avanzo ancora un po'? Là c'è un centro di gioco Atlantis, ma non è sala giochi, cioè quello è gioco d'azzardo messo. Allora, ecco, questa qua è la bambina, Club Sega, lì si fanno. Dico niente. Che fa? Mi volete prendere? Ma la Karin della foto. No. Ah, forse io ho fatto vedere la foto la signora, ma in realtà non ha fatto. Non ha tirato fuori. E cosa c'è in vendita? Un po' di dolci? O è. No, sono le solite cose, vedo un uovo. Mi piace perché poi c'è l'uovo. L'uovo, la coca. Il coso è in pendenza ma non scende, no? Sta là inchiodato là. Tu sei Karin, vero? Chi sei tu, signore? Non accettare caramelle dallo sconosciuto. Poi questa caramella. Mi chiamo Yagami. Mi fa vedere. No, Champer. Genda mi ha chiesto di proteggere te e tua madre, che però ti ha perso di vista. Adesso torniamo là, non c'è più la madre. La mamma si interessa di me tutto un tratto. Sono abbastanza grande da cavarmela da sola, quindi lasciami in pace. Ah, però. Ah, però la bambina. Cosa? Non posso farcela. Non posso farcela. Se mamma e papà divorziano, tanto meglio. Io me ne andrò a vivere da sola. Sì. Al parco dei barboni. Ha preso davvero così bene il divorzio. Karin, cosa ci fai tu qui? Eccolo qui. Ecco. Occhio che con quei maglioncini lì ti possono sparare a vista. Oh, papà, ti stavo cercando. Chi non vuole un padre così, guarda che ghigna che c'ha. Davvero, sicuro di poterlo fare. Tua madre si arrabbierà molto quando lo scoprirà. Chi se ne frega. Per un ex Yakuza che farebbe di tutto per avere sua figlia, non mi pare così disperato. Ma no, è sciallo. Adesso gli manca il, come si chiama, la radio a spalla, no? Con sul rap. Oh no. Ehi papà, volevo darti una cosa. È la busta, no? Karin, basta, cosa credi di mostrare andando a zonzo così? Non si è accorto del ceffo. Ti ho detto che andavo a farmi un giro e tu hai detto che andava bene. Sì. Devo averti frainteso, sì, non. Era concentrata sugli orologi. Dai, Azzafuse, vuoi davvero l'affidamento esclusivo di Karin dopo il divorzio? Dai, te la lascio. Se c'è la scenetta, fa. Dai, te la lascio. Lei fa: no, guarda, prendila tu. No, va bene, guarda. Non sono mai stata così seria. Karin non raggiungerà mai il suo potenziale stando con te. Ah, sì? Peccato, no? Io la crescerò come si deve. Infatti, si è vista. Non hai il diritto di parlare così. Io sono il padre e io. E io? Quello cos'è, un biglietto per il treno? Stava per scappare. Forza Karin, torniamo da agenda. A te fa scassare la gente dietro che torna indietro come se noi stessimo. Ah, ci evita? Non ho fatto un caso. I passanti ci evitano. Può essere. Ma stiamo girando un film in realtà. Bloccano, però ti ripeto, stiamo girando un film, quindi non vogliono rovinare la scena, no? Ma metti che ci passava in mezzo uno.
Te l'ho detto, chiedi il divorzio per quanto me ne importi. Scusa, non si sporca in terra, eh. Cosa credi di fare, ragazzina? Andiamo, ho detto. E questa? Di sicuro non è una che sta zitta. Se ne va. Karin ha buttato via qualcosa o no? È scemo, non vedi? Un biglietto per il circo. Voleva darlo al padre? Che storia lacrimosa. Lotterò io finché non si dà una calmata. Guarda che ormai quel biglietto lì non vale niente, eh. Stanno tornando in ufficio, credo. Meglio che la segua. La busta strappata e biglietto. Prendiamo il taxi. Non mi picchiate, non mi picchiate. Oh. Perché c'è il taxi? Fondo. Vuole andare? No. Tokyo è... Cos'è? 13 milioni di abitanti, quanti ne ha? Non mi ricordo. Non è 13, però potrebbe essere anche aumentato. Ah, bobina deformata, ma cosa serve tutta questa spazzatura? Poi la buttiamo nel cestino, cosa serve? Solo noi dimoniamo, sì. Sorvoliamo come. Ma sei il padre di Karin? Che ci fai qui? Mi piace quando fanno i finti tonti, ma l'ho visto un secondo fa. Ah, questo è il famoso avvocato. Questo posto non è cambiato affatto. Ancora in un bisogno disperato di un'impresa di pulizie. Sai che io ti giuro che stavo leggendo. Stavo sovrapponendo un'impresa di un'impresa edile, perché deve essere allargato. Oikawa, che diavolo vuoi? Oikawa, l'avvocato del padre, se ricordo bene, ex apprendista di Genda. Non serve essere pignoli, Genda, sono qui solo per Genda. Ora un'offerta. Nani? Offerta? C'ha la faccia da furbo, bastardo. Un accordo, non credi che questi due siano capaci di una custodia consensuale fuori dalla corte? Certo, ne gioverebbero tutti, ma... Ehi, io non ho intenzione di cedere mia figlia. Davvero? Forse ci ripenserà dopo aver visto questa. Io vedo uno schermo nero, però... vabbè, parlava con un biondo, quindi... E questa? Dove hai trovato queste foto, Oikawa? Il mio cliente sospettava che la moglie lo tradisse, e così ha assunto un investigatore privato. Tradimento. Quel tipo era solo un venditore, nulla di romantico. Beh, ma il venditore che lo porti al ristorante. Mi ha offerto da bere e io ho accettato. Fine della storia. Temo che le bugie non contino molto in aula, signora. Ecco una foto decisamente più convincente. Ci siamo capiti? Vediamo cos'è. Ah, beh. Aspetta, è l'hotel. Senti la musica. Cosa? Ma che succede, Otaki? Cos'è? Non ne sono niente io. Sono tornato a casa dopo pochi drink, giuro.
Sì, ma quella foto dice esattamente il contrario, signora. Ha la memoria annebbiata. Secondo il detective privato era piuttosto ubriaca. Beh. Dannazione, non mi spiego queste foto. Ma chi se ne frega, cioè... si stanno lasciando, non può andare con quello. No, è tutto un bluff. Deve essere così. Che musica drammatica. Un bluff. Una mera coincidenza che quest'uomo sia comparso esattamente prima del processo. E in più è un truzzo. È un truzzo che l'ha mandato quest'altro truzzo qua. Anche le info del suo contatto saranno false. Io reggo bene l'alcol, anzi mi è parso strano ubriacarmi così quella sera. Però si ricorda che si era ubriacata. Secondo me mi ha drogata, deve trattarsi di una trappola. C'è mica la droga dell'amore, no? Cosa che... Sì, ha polverina nel bicchiere. È il classico piano che funzionerebbe con un uomo, ma credo anche con una donna. O il cavo sarebbe così vile da fare una cosa simile? È solo un'ipotesi, ma potremmo considerarla prima di andare in tribunale. Con simili prove dubito che la tua cliente vinca la battaglia legale. Sì, poverina, ok. Dell'OS. E se riuscissimo... S punto. E se riuscissimo a dimostrare l'infedeltà, potremmo persino chiedere i danni. Dove vuoi arrivare? Sputa il rospo. Il mio cliente non è senza cuore. Non è senza cuore. Dagli l'affidamento esclusivo e non ci saranno danni da pagare. Adesso vedevo lui volare fuori dalla finestra. Sei sempre il solito bastardo, il cavo. Il piano del venditore era opera tua, vero? Concede la piena custodia al mio cliente. Lei deve solo firmare la nuova copia del contratto di divorzio. Casino è ste cose. Ma non lo capisci, Genda. Hai già perso. Scacco matto. Perso. I processi non sono pedine su una scacchiera, Ikawa. Mettiamo che il re stia per essere mangiato. A che pro giocare una partita se sa di non poterla vincere? Mamma mia, sei veramente un viscido. Cioè, cerca di convincerci anche. Genda, non ho fatto niente di tutto questo. Mi crede, vero? Vorrei, ma... A chi? Era tutto un piano, forse potrei trovare delle prove. Era appena di provarsi. Ah, no. Ok. Intanto Shintani è già stramorto. Esco per un po'. Non fare firmare niente a nessuno. Yagami? Va bene. Ok. Sì. Ok. E iniziare dal Love Hotel dove la donna dice non essere mai stata. Forse nell'Hotel District. Vabbè, ovviamente. No, no. Ah, è di qua. Pensavo fosse dritto. Allora. Un'area abbastanza gigantesca.